Workshop Comunicare, promuovere e narrare il vino, dopo il grande successo dell'ultima edizione che si è tenuta dal 1 al 5 agosto, il mercatino del gusto di Maglie si trasforma in un mercatino di idee in attesa della 15ª edizione, ha avviato un programma di incontri e workshop tematici insieme a produttori ed espositori. Presso la tenuta Luca Giovanni a Maglie si è tenuto un workshop dal titolo Comunicare, promuovere e narrare il vino, nuovi scenari e nuove idee per cominciare ad intercettare il futuro. Apparentemente il mondo del vino è continuamente alla ribalta, eppure mai come in questo momento è necessario ritrovare un filo conduttore che ci permetta di leggere con precisione la realtà dello scenario socio-economico contemporaneo per ritornare positivamente a progettare il futuro. Sono cambiati i linguaggi, come pure i mercati, sono in continua evoluzione, con la prerogativa di essere analizzati con occhi e prospettive differenti. Ne consegue che le modalità per promuovere il vino non possano più basarsi su modelli di comunicazione, prototipi di eventi e manifestazioni rimasti ancorati ad un recente passato che non esiste più. Questa proposta perché sentiamo l'esigenza di dover guardare al futuro e quindi di rimodulare alcune parti del mercatino, proprio perché il mercatino nel tempo non perde il suo appeal. Si parte dal vino perché il successo di pubblico avuto dal mercatino indirettamente ha portato troppa gente nella piazza del vino, quindi bisogna, per puntare ancora più in alto nella qualità, rimodulare quella che sarà la piazza del vino, o come noi veicoleremo il vino all'interno del mercatino. E lavoriamo dal giorno dopo sulla 15ª edizione. Non c'è più tempo da perdere, bisogna trovare narrazioni nuove e soprattutto occorre sintonizzarsi con una aggiornata sensibilità per raccontare, far conoscere e, perché no, commercializzare meglio il sistema vino e il valore aggiunto del territorio. È per questi motivi che il mercatino del gusto, dopo aver intercettato per primo le potenzialità culturali, paesaggistiche, gastronomiche ed enologiche di un territorio, intende diventare un laboratorio di idee per una nuova multidisciplinare visione della Puglia e della sua promozione. Non a caso si è partiti proprio da un workshop dedicato al vino, una sorta di prodotto sistema attraverso il quale riflettere per individuare spunti, contaminazioni, esperienze innovative che, a partire dallo scenario del mercatino del gusto di Maglie, possano prefigurare un futuro possibile basato su progetti concreti, innovativi e complessivamente sostenibili. Il vino è storicamente un prodotto che, da un punto di vista strategico, è sempre stato un po' all'avanguardia nell'individuare trend, tendenze e applicazioni dentro le diverse realtà. Quello che oggi vorremmo fare è appunto utilizzare il vino come strumento per riflettere e per incominciare, sottolineo questa parola, un percorso che ci permetta di capire come sempre di più il racconto, la narrazione di una materia prima, di un prodotto, di un territorio, debba essere arricchito di elaborazioni nuove, di spunti nuove, di idee. Stanno cambiando i linguaggi, stanno cambiando gli approcci dei consumatori al consumo dei prodotti e di conseguenza io credo debba cambiare, pur nella tradizione, anche il modo di raccontare il vino stesso. Io dico sempre che il mercatino del gusto di Maglie ha avuto l'originalità di individuare un modo originale di raccontare una storia degli artigiani e dei produttori che gli ruotano attorno, ma di saper legare la qualità dei prodotti alla domanda di un consumatore esperto, ma anche del consumatore dilettante. Il mercatino del gusto è diventato un'offerta popolare e non populistica, ma al tempo stesso non è scaduto nella classica sagra, è riuscito a generare cultura, a contaminarsi con l'arte, la storia, le tradizioni di un luogo, e io credo che sempre di più il mercatino del gusto possa diventare una sorta di laboratorio dentro il quale sperimentare processi, idee, innovazioni e, perché no, anche metodi e modalità nuove per raccontare una storia.